Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piave in questa nuova serie dedicata alla fase 3 di Satisfactory. Cosa stiamo facendo in questa serie? Vogliamo automatizzare tutto ciò che è necessario a finire la fase 3. Vedete l'obiettivo lì in alto a destra. Abbiamo bisogno delle strutture polivalenti e delle due risorse nuove che abbiamo sbloccato con la fase 3, ok? Manco mi ricordo come si chiamano, sono sincero. Allora, ho promesso di fare un tour della base, quindi lo facciamo. Visto che questa è una città finita, noi ci trasferiremo da un'altra parte. Vi faccio vedere, diciamo, per una delle ultime volte, la città di Dune. Questo qua mi ero visto Dune praticamente quando ho cominciato a registrare la serie della fase 2. Ho detto, ma senti, ma sta struttura, questa architettura più o meno ci prende, secondo me si può fare su Satisfactory e più o meno l'ho riprodotta qui, ok? Abbiamo ognuno di questi edifici che vi sto facendo vedere e produce una o più risorse di fase 1 o di fase 2, ok? Abbiamo questa struttura qui che ci fa tutto ciò che è inerente a rame, questo qui che ci fa motori, calcestruzzo armato e ci prende l'acciaio. Vi tratto questa panoramica praticamente come se voi non aveste mai visto una serie sul mio canale. Quindi, diciamo, anche per i nuovi iscritti, dicono: ma che è tutto sto casino? Non ci ho capito niente, ma devo guardare 30 video. Potete pure cominciare da questo. Qua vi faccio vedere la struttura con cui faccio gli statori e prendo in input i tubi di acciaio. Qui abbiamo la lavorazione del ferro, lì abbiamo, anzi, dei telai modulari e dei rotori. Qui lavorazione del ferro e cemento. Perché ho detto che alcune strutture prendono in input altre cose? Perché dentro il deserto abbiamo alcune strutture separate da questa strada che sto percorrendo in questo momento, che sono le due che vedete praticamente dinanzi a noi. La prima che stiamo per raggiungere ci manda sulla rete logistica che abbiamo fatto con i trattori. Diciamo, non ho usato nessuna tecnologia superiore alla fase 3 perché l'abbiamo appena sbloccata la fase 3, quindi diciamo questa qua è limitata ai trattori come tecnologia. In questa parte qui che cosa abbiamo? Abbiamo il carbone, abbiamo l'acciaio e i tubi, ok? Quindi i trattori arrivano qui, caricano tutto e partono. Lì abbiamo un edificio che in realtà è già collegato alla rete logistica, ma manca l'edificio di riceimento che ancora non ho fatto, lo farò insomma quando c'ho tempo, ma insomma c'è bisogno. Lì faccio quarzo e faccio silice, ok? Quindi anche qui la macchinetta arriva, carica queste due risorse e le porta alla stazione di ricevimento che ancora non ho fatto, ok? Un giorno lo faremo. Quindi questo edificio mi produce altre due risorse. Tutto ciò che c'è di cui abbiamo bisogno nella fase 1 e nella fase 2, quindi l'abbiamo fatto nella città di Dune. In tutto ciò cosa sto facendo? Sto aspettando di vedere tornare il drone dallo spazio, con cui ho fatto due ricerche inutili, cioè quella degli ipertubi, che in realtà non è inutile, e quella della piattaforma di lancio, quella invece è inutilissima. Appena tornerò a questo drone posso fare la ricerca per sbloccare gli edifici del petrolio, che rivediamo adesso insieme. E poi, però, in questa puntata non comincerò subito a costruire edifici del petrolio, ragazzi. Vado a cercare subito degli hard disk, utilizzando anche altra roba che in realtà ho già sbloccato con il MAM nella fase 2, in maniera, diciamo, alternativa alla progressione normale, esattamente come è accaduto col Caterium. Il Caterium in realtà l'abbiamo già sbloccato praticamente dalla prima puntata, perché lì, nell'unica parte costruita a marcia della nostra base, quella roba che vedete lì all'orizzonte, c'è una miniera di Caterium puro che abbiamo utilizzato per far filo rapido e un po' di roba così alternativa. Esattamente in questo modo in realtà abbiamo già sbloccato roba inerente allo zolfo, ok? Lo zolfo ci porta una roba molto interessante a disposizione del giocatore, che è l'esplosivo per sbloccare, diciamo, nuovi passaggi, nuovi percorsi e roba così, ok? Quindi io sono tornato qui alla nostra base. Tra 3 minuti ritorno al coso e posso, cioè ritorno al drone e posso lanciare la nuova spedizione, quindi aspetterò. E intanto nell'inventario, che ho già mezzo liberato, mi prendo il detonatore per un obelischi che ho già sbloccato. Prendo anche un po' di obelisco. E poi non lo so se serve la polvere a sparo, ragazzi, ma la porto appresso lo stesso. Questo qui che cosa sarebbe? Intanto me lo equipaggio. Me lo equipaggio al posto della canciopata teleferica, che tanto non ho mai usato, ragazzi, perché non ho mai fatto lo zipline sexy. Allora, qui che faccio?
metto magari cade dinamite su rocce scorreggione o su prente tipo quelle rocce zigrinate che in realtà vi farò vedere insomma se ne avremo bisogno e posso farle esplodere, ok? Ne serve una sola, quindi 25 dinamiti insomma bastano e avanzano. Aspetto 2 minuti, se serve questa roba insomma lo vedremo. In realtà durante l'esplorazione voi vi dovete portare appresso praticamente tutti gli oggetti di fase 1 e fase 2, soprattutto i motori e il calcestruzzo armato, che sono le risorse più complicate richieste dagli hard disk. Ok, mo in questa fase di esplorazione vi ripeto che potete affidarvi alla mappa di Satisfactory disponibile nei link che vi metto in descrizione, in cui vi fa vedere dove stanno tutti gli hard disk e che risorse dovreste portare dall'astronave che lo contiene per sbloccare l'hard disk, ok? E, laggiù già si vede in realtà c'ho un hard disk che può essere sbloccato con dei motori. Ma ve faccio vedere dove sta, ok? Più o meno dove sta quell'arco. Guarda, in realtà si vede, ok? In realtà se... no, mi sa che sta proprio su quell'arco, ok? Non si vede perché sta troppo lontano, ma in questa zona qui, che in realtà non è molto lontana, visto che se siamo espansi una cifra, c'è sta un hard disk nuovo che si sblocca con i motori. Mo' ci andremo subito appena lanciamo sta spedizione. Taglino! Ed ecco il nostro ragazzo che ritorna a casa. Ragazzi, stranamente oggi non ci becchiamo manco nessun bugghino grafico. Quando ritorna una drone, di solito è uno dei momenti più critici. Eccolo qui, ragazzi. E mentre ritorna, vabbè, il resto dell'animazione già lo conosciamo. 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e si può lanciare la prossima cosa. Quindi c'erano i motori, c'erano il calcestruzzo armato che non ho portato, c'erano più tubi e i rotoloni, li vado a più subito. Ragazzi, ho raccolto tutto, ma voi vi ricordate come sbloccavamo le ricerche nelle puntate precedenti? Che facevamo proprio a mano con delle fabbriche in più. In realtà qui adesso abbiamo un edificio per ognuna di queste 4 cose. Ci siamo preparati da Cristo per la fase 3, ragazzi. Quindi le ultime 50 cose, 200 tubi. Ed ecco qua, io mi porto 100 motori appresso per varie ed eventuali. Allora, zittiamo subito questa. Ragazzi, abbiamo sbloccato un bel po' di roba, ok? Andiamo subito a vedere sulla produzione. Abbiamo sbloccato la raffineria. Vi faccio vedere già cosa possiamo fare nella raffineria. Possiamo fare il calcestruzzo umido, quindi da un deposito di calcestruzzo abbiamo molta più roba. Lingotto di rame puro. 15 rame, cioè 15 lingotti da 6 rame, un po' di acqua bisogna metterci. Poi ci sono varie ricette per plastica, gomma, carbone, petrolifero. Queste sono risorse che vedremo insomma appena le cominciamo a fare. E abbiamo l'estrattore di petrolio, ok? Vabbè, ci vuole un deposito di risorse, quindi non possiamo farlo. E allora, tutta questa roba, ragazzi, ci siamo, eh? Ci siamo praticamente, siamo pronti. Ed ecco qua, ragazzi, in realtà tutto quello che ci serve sarà fatto nella raffineria. Come vedete, abbiamo anche a volte una cosa molto interessante. Guardate qua. No, no! Ok. Attenzione alla macchinetta. C'è una cosa molto interessante nella raffineria. Guardate qua. Non solo ci stanno 2 input, ma ci stanno pure 2 output. Quindi qui, ragazzi, cominciamo a sognare. 2 di plastica e un residuo di petrolio pesante. Quindi addirittura capita che l'output sia un liquido insieme a un solido. Ci sta veramente un sacco di roba. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto tutto. Io direi di andare a prendere, grazie anche alla nostra macchinetta, il primo hard disk. Mo' che abbiamo sbloccato questa roba, vi ripeto perché ho aspettato fino adesso andare a prendere altri hard disk, anche se il motore l'ho sbloccato già da un pochetto. Perché? Perché solo quando sblocchi nuovi composti, tipo praticamente la plastica, la gomma e tutte queste cose, ti possono uscire le ricette alternative per fare questi composti, ok? Prima no, quindi per esempio il lingotto di rame l'abbiamo sbloccato nella modalità pura, perché? Perché il lingotto di rame ce l'hai fin dall'inizio come possibilità, non hai la nuova struttura per farla, cioè la raffineria che abbiamo preso adesso. Ma la possibilità di fare il lingotto ce l'avevi già. Se tu non hai la possibilità di fare la plastica, non troverai mai la ricetta per la plastica, ok? Comunque, ragazzi, ecco qui. Lì c'è qualche roccia scorreggiona. Se noi sapessimo che lì c'è qualcosa di interessante, potremmo finalmente andare a prendere quello che nascondono queste rocce scorreggione. Allora, lì c'è una lumaca blu. Grazie a quei trattini là, ma è worth sprecare una dinamite per andare a prendere la lumaca blè.
Ma no, ma sti cazzi, ragazzi, ma sti cazzi. Ma perché devo sprecare di capire questa cosa? Comunque eccolo lì, devo andare là sopra. Sopra quell'arco. Ragazzi, queste esplorazioni sempre o gambe di Oscar Pistorius e paracadute, perché sennò diventate scemi, eh. Come vedete, se voi state col paracadute potete prendere una roccia in diagonale, in realtà per salire su. Come funziona sto paracadute, non si è mai capito, caccola. E insomma, sono già arrivato, ci ho lasciato in realtà questo qua, in modo che posso fare uno zompo diretto, perché già c'ero andato, solo che poi non c'avevo ancora il motore, ho rosicato e l'ho lasciato là. C'ero andato in esplorazioni precedenti. Andiamo qua. Ok, probabilmente i mostri sono respawnati apposta per questo. Ho rifillato tutti i tondini. Vediamo se ci stanno i mostri. I tondini, c'è il ghiotti del treno che sto a fare. Vediamo se ci sta il mostro. Ecco qua. Che è, vattene a fanculo. Che altro c'è? Un po' di filo. Ok, andiamo qua. Ok, come vedete c'erano i motori, apriamo, abbiamo già preso un hard disk, ok? Io direi di fare pure altre esplorazioni alla ricerca di hard disk. Guardate là, lì c'è una lumaca viola, un deposito di zolfo. Guarda quante lumacone ci stanno qua, ragazzi. Là sicuramente ci sarà Gesù Cristo se c'è la lumaca viola. Oddio, manco troppo. Oddio. Ok, da qua sopra non penso che i mostri mi possano veramente attaccare. Comunque c'era di tutto qua, quindi scappiamo di corsa. Tre depositi di carbone, ragazzi. Tre depositi di carbone ci stanno qua. Comunque andiamo a prendere l'Explorer prima che me lo scordo, lo lasciamo qua dentro. E poi con la mappa di Satisfactory andiamo a vedere dove stanno i prossimi hard disk. Ok, ce n'è un altro alla foce di questo fiume. Ok, qua sopra. Quindi io mo ce vado. C'è sta sempre un hard disk che si apre con i motori. Quindi andiamo verso nord se possibile. In realtà ce n'è pure uno che si apre con 70 MW. Ci arriva. Ah, attenzione, ecco qui una roccia che vi volevo far vedere. Queste qua sono le rocce che si aprono col nobelisco, ok? Quindi io adesso tiro il nobelisco. Mamma mia, come l'ho messo di merda, caccola. Ok. Ah, ok, si può lanciare tipo in corsa. Va bene. Ok, e abbiamo sbloccato una lumacona. Quindi, come vedete, ci stanno pure risorse in più che potremmo trovare in questo modo. Oh, voi guardate sto stagno che sta vicino a dove abbiamo costruito la centrale a carbone, ragazzi. Dentro a sto stagno, tra svariate rocce e scorreggione, c'è un hard disk, ok? Quindi, mo, stiamo qui, scendiamo, andiamo a vedere dove sta. Ok, dovrebbe sta proprio là in mezzo. Vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Ah, in realtà c'era proprio niente, ragazzi. Me l'avevo semplicemente... No, aspetta, questo è solo il culo. Dove sta il pezzo che mi interessa a me? Ah, no, attenzione, ecco cosa c'era. Per cui questo qua non l'avevo preso perché c'è sta la pianta scurreggiona. La pianta scurreggiona è un'altra cosa che può essere fatta esplodere col nobelisco. Quindi di è... Attena, fanculo, e facciamo esplodere. No, vabbè, basta, risparmiamo i obelischi. Quindi, ecco qui, qui ci avevamo 70 MW. Allora, per fare 70 MW, ragazzi, ricordiamoci che noi ce l'abbiamo sempre fin dall'inizio. Abbiamo un generatore di biomassa, fa 30, 30 e quindi 60, 90. Mettiamo una linea elettrica qui, una qui, una qui e una al coso. Quindi qui che ci mettiamo come carburante, andiamo a prendere un po' di carbone dalla macchina. Oh raga, eccoci qua, corriamo prima che quello ci spara. Ok, ok, va bene. Allora, ho preso un po' di carbone. Allora, di è? Ah, non ce va il carbone, che sfiga. Allora, guarda, ci metto i pezzi di morto, chi se ne frega. Quindi qui ci metto tre pezzi di morto. Ok, adesso che c'è il 90 posso scendere, aprire la capsula e ci prendiamo un altro hard disk. Ok, abbiamo due hard disk, ma cosa occupano più inventario, ragazzi. Quindi smontiamo tutto sto casino, tanto non serve più, e ritorniamo alla macchina. Vanno a prendere il terzo hard disk, quello che si apre col motore.
Ragazzi, sta là sopra, quindi mo dobbiamo fare un po' di impicci perché qua è pieno di mostri, ma è veramente ultra pieno di mostri, ok? Quindi io direi che cerchiamo di ignorarli il più possibile e famo la scala dei mimi, ok? Vediamo qua sopra se ci stanno altri mostri o altre cose strane. Ok. Come vedete ci stanno alcuni hard disk infami che stanno con le rocce scorreggione. Ok, dopo aver ammazzato i mostri cominciamo la scalata. Ragazzi, ricordatevi sempre che alcune di queste cose sono protette da mostri tipo quelli radioattivi, quindi in quel caso potreste pure scappare. E torna insomma quando avete o la tuta della radiazione, insomma roba un po' più interessante per combattere, oppure diciamo se riuscite a glitcharli come faccio io, mi metto sopra un sasso, sulla scala dei mimi, su una fondazione che vola per l'aria. Ok, ma c'è stato un modo per salire? Ok, pare di sì. Ok, dietro alla roccia, ragazzi, vi faccio vedere la posizione sulla mappa, guardate qua. Ok, sto praticamente nell'estremo nord della mappa del gioco. Che cos'è qua? Azoto, ragazzi, azoto. Giacimenti di azoto. Anche questo serve. Ma questo serve nella fase finale del gioco. E niente, sono costretto a fare un'altra scala dei mimi perché non si capisce dove devo andare. Ok, ci siamo. Ci siamo. Cancelliamo le scale dei mimi. Ci siamo. Allora, questi qua non sono le piante scorreggione, ma sono i sassi scorreggioni. Quindi mettiamo... Ops. A metà dei obelischi vanno sprecati così comunque, eh. Quindi qui ci tiro questo. Qui ci tiro questo. E lì ci tiro questo. Me levo. Affanculo. Tiè, tutto libero. Il gas sparisce istantaneamente. Il limitatore di... Ah, vedi, c'è pure roba interessante per terra. Vediamo che altro ci sta. Non pare niente. Ah, aspetta, là c'è un po' di roba invece. Vabbè, comunque, altri 30 motori. E prendiamo un altro discone. Ok, preso. Telaio pesante, computer, telaio pesante. Ok, va bene. Riguardo la mappa. Ok, qua sopra... E là sopra c'è di tutto, ragazzi, ci stanno i peggiori mostri possibili. Là sopra c'è un altro hard disk che richiede i motori. Ce ne vanno 30, ce ne ho 35 a posto. Quindi torniamo a casa con almeno 4 motori. Fammi i matti. Vediamo se riesco a salire qua. Ah. Dovrebbe stare in questa zona inesplorata. Sono contento, quindi dobbiamo salire il più possibile. Qui, ragazzi, ci stanno i peggiori mostri possibili perché un giro di esplorazione me l'avevo fatto. Ed è pieno di tipo i cosi radioattivi, cioè i fagoceri radioattivi, che te fanno un casino, te fanno proprio piagne. Allora, qui c'è una lumagona. Allora, qui intanto è pieno di rocce scorreggione. Ma ancora non siamo arrivati dove devo arrivare. Voglio salire un attimo qua per capire dove sta Gesù Cristo, perché qui intanto è pieno di mostroni. Un paio di boss... Che di quelli che sputano, insomma, non ci toglie nessuno. Oh, buono. Allora, ragazzi, io qua uso il coso dell'asma, così mi rimetto tutta la vita con una botta. E una lumaca gialla che fa una AP, la devi via per forza. Ah, raga, purtroppo lì non possiamo arrivarci. Allora, l'hard disk l'ho visto e non possiamo arrivarci perché è pieno di roba radioattiva. Quindi là, se ci vado, moro. Dovrei provarci ad andare il prima possibile, prendo il coso e scappo. Però come vedete c'è sta Gesù Cristo. Mo io provo a ammazzarlo. Se ce la faccio, bene. Altrimenti fugo. No, sto coso mi fa piangere, calco. Sto coso mi fa piangere, quindi scappo. Scappo right now. Perché andiamo a prendere l'Explorer, se possibile. No, comunque là non ci posso andare. Mi sta ancora a sparare quel coso, ragazzi. Il coso radioattivo è quello più pericoloso di tutti. Come vedete pure qua c'è sta un pezzo per poter superare in obelischi.
Insomma, è importante sempre esplorare questo gioco, eh? Cioè, è capace che in uno stesso punto ci devi ripassare più di una volta, perché quando sblocchi nuove cose, come i Nobelischi, appunto, ecco qui che ti arriva un sacco di roba più interessante. Quindi, intanto io faccio pure una scorta del lumacone per riaggiustare un po' le fabbriche dappertutto, ne ho usate una marea. Ragazzi, il paracadute è l'oggetto definitivo di questo gioco, comunque, eh. Mo, chissà se là c'è qualche caverna interessante. Probabilmente è capace pure che là dentro c'è sta qualcos'altro. Comunque, ecco là la mia macchinetta. La prendiamo e torniamo indietro. Ah, mamma mia, dove sta il coso dell'arma? Ok. E non l'ha usato. Allora, se io passo vicino a una pianta scorreggiana muoio. Quindi in realtà usiamo il coso dell'arma. Ok, devi rimette tutta la vita. Torno a casa e cominciamo a analizzare sti hard disk. Allora, mentre tornavo a casa, vi ricordate il primo posto dove abbiamo preso l'hard disk? Questo qua praticamente sta all'inizio proprio della mappa. Allora, qui c'è una lumaca blu che è nascosta da un obelisco e l'andiamo subito a prendere, insomma. Quindi, roccia scorreggiona, vai via e noi possiamo prendere la nuova lumaca. La roccia scorreggiona si fa esplodere con la dinamite che si fa con lo zolfo e col carbone. Quindi, a parte lo zolfo che ancora non l'abbiamo automatizzato, però vi ricordo che ci stanno tutti i depositi sparsi di zolfo in giro, insomma. Quindi, se tu li raccogli, te fai sempre bene. Sotto a quel coso del primo hard disk c'è sta pure quella roccia zigrinata che ti fa trovare qualcosina. Ok, quindi adesso andiamo a ammazzare sti mostri. Che c'è sta là sotto? Tiè. Facciamo esplodere questo. Aspettiamo un attimo che spariscono i detriti perché se no non ci puoi passare. Soprattutto se c'è sta qualche mostro. Aspettiamo un attimo, eh. Ragazzi, sono spariti e dentro c'è sta una lumaca energetica gialla. Quindi sotto al primo hard disk ci trovate di tutto. Siamo tornati a casa con 6 lumache blu, una viola, 3 gialle. E quanti hard disk? 3 hard disk, ragazzi. Quindi diciamo che è stata un'esplorazione proficua, eh. Torniamo alla base e cominciamo a esplorare. Vi faccio pure vedere un'altra cosa che non vi ho mai fatto vedere perché 3 hard disk tutti insieme. Ma quando cazzo l'avevamo mai presi? In realtà gli hard disk li potete analizzare tutti insieme. Basta che fate altri MAM. Quindi per questa volta più unica che rara costruirò 3 MAM e metto a analizzare contemporaneamente tutti gli hard disk e chi se ne frega. Quindi un altro MAM, tiè, ci mettiamo disco rigido e ne comincia a fare uno. Disco rigido e ne comincia a fare una. No, non è vero? Ragazzi, hai mentito, ha mentito, ha mentito. Quindi buttiamo quelli vecchi e aspettiamo 3 volte così vediamo che cosa troviamo. Ha mentito, calco, in una patch precedente si poteva fare. Ragazzi, ecco qui, quasi finita la prima analisi, mancano pochi secondi. Appena finisce, vediamo che ricette abbiamo sbloccato. Boom! Caterium puro, silice economica, lamiera di rame vaporizzato. Sempre una raffineria. Ragazzi, quindi uno fa, trova un giacimento di rame, minerale e acqua, te fa la mia, cioè te fa lingotto di rame massello, poi lingotto di rame più un'altra volta acqua, te fa il rotolone massello, rapporto 1 a 1. Raga, io più questo. Quindi vediamo pure il prossimo. Intanto volevo vedere altri 2 hard disk che insomma ho visto sulla mappa che stanno nella parte sud. Qua sotto ci stanno 2 hard disk sexy, io ci andrei al fly. L'autosalvataggio è letale, più roba costruisci più va lento. Quindi cerchiamo un'anna a contromano per non beccare. No, vabbè, tante macchinette non ci stanno. Allora ragazzi, sono quasi sicuro che sia in quel campo delle rocce scorreggione. Toccherebbe capire quali mostri ci stanno intorno. Quindi io mi ci avvicino ugualmente con la macchina. Non pare che sia particolarmente abitato da mostri questa zona. Quindi io ho fatto una marea in più dei nobelischi, ragazzi, perché c'è un po' di polvere da sparo e tubi d'acciaio che poi fa questo. Quindi insomma, buttiamo. Ecco qua, là c'è un pezzo importante. Famo scoppiare un altro po' di roba inutile così. Tiè, vattene a fanculo. Ok, aspetta.
Mo se esce mostro da roba gassosa qua, veramente. Ok, quindi vediamo che ho trovato fino a mo. Telaio modulare pesante. Telaio modulare pesante. Unità di controllo radio. Unità di controllo, cioè telaio modulare pesante. Lì c'è un lumacone. Vabbè, che fai, nuovo pin, andiamo a piallo. Non un mostro, ma due mostri per proteggere una lumacona. Ok, però ancora non ho preso l'hard disk, ragazzi. Qui intanto c'è pure un'altra cosa, che cos'è? Una batteria, ok. Filo. Qui, ma ci posso arrivare senza usare altre cose. Questo è gratis addirittura, ragazzi. Oddio, oddio, è pericoloso. Ok, però comunque l'ho preso. Ok, sì sì, l'ho preso, ragazzi. Quindi posso tornare indietro, a meno che non individuo altre risorse da raccogliere, però insomma. Lì probabilmente c'è il percorso che ti porta ad una nuova, a un nuovo bioma, ok? Ecco perché continuano a starci così tante rocce scorreggione. Quindi io intanto ritorno dalla macchinetta e andiamo a prendere l'altro che se fa chimodori. Questo è gratis, ma ragazzi, è gratis se riesci a arrivare tra le rocce scorreggione. Quindi in realtà non è gratis, devi averci almeno in obelischi per far esplodere sti cosi. Lì ce n'è un altro che si apre a motori e vedremo pure chi c'è sta in mezzo. Intanto vedo già qualche... Oddio, oddio, sì. Vedo già qualche lumaga blu messa in mezzo a caso. Ok, lì c'è una spiaggia. Ammazza che calo di quota qui, ragazzi. Scendiamo giù. Che rocce scorreggione, quindi sicuramente sta qua in mezzo. Mostri, mostri non ti aggrano quando stai in macchina, eh? Qui c'è sta un mostro grosso. Ando sta sta il disco? Ando sta sta il disco? Eccolo, eccolo là, ragazzi. Eccolo lì. Sta dentro a sto pilastro, quindi vediamo se... Speriamo che ci siano dei mostri lì. Guarda là. Grosso come un palazzo, sto tizio. Tiè. Ma tanto mo che ho sbloccato i cosi dell'asma, sì, sono invincibile. Tiè, mori. Quindi. Ovviamente come al solito la roba... Cioè, ovviamente l'hard disk sta nel coso di... Guarda i componenti strani che stiamo a trovare, ragazzi. Guarda i componenti strani che stiamo trovando. Buttiamo i fili, che tanto è mondezza. Buttiamo la foglia, che tanto è monnezza. Ok, quindi calcestruzzo armato, altri delai strani, eviti, tutta mondezza. Capsula trasporto, ah ok, in realtà là sopra non c'è dovanna. Quindi 10 motori, boom, ecco qua un altro hard disk. Ragazzi, ritorniamo indietro e continuiamo l'analisi di questa roba. Comunque questa è tutta una zona che non abbiamo mai esplorato, questo qua. Vi faccio vedere dove sto, ecco qui dove sto, Sempre manzi. Oh ragazzi, una volta che hai trovato Satisfactory Map, là fai come te pare veramente, L'unica cosa che non ti salva quando stai... Cioè la macchina non ti salva solo per una cosa, quando passi vicino alle rocce scorreggione. Ora ve lo faccio vedere, Lo faccio di proposito, ci passo vicino. Quando passi vicino alla roccia scorreggione ti si toglie la vita lo stesso. Guarda qua, vedi? Non c'è devi andare pure se stai in macchina. I mostri non ti attaccano, ecco, sei ribaltata la macchina, mo ho perso. Ricordatevi sempre degli indicatori per andare a casa vostra, perché ci stanno gli indicatori che ti dicono quando sta l'ascensore spaziale, se la vostra base principale sta lì, insomma, si strilla. E siamo a casa, attenzione, quindi ripassiamo quando sta il benzinaro. Mamma mia, quanto è inguidabile sta macchina. Spegni un po' i fari che tanto servono, ok, quindi, Oddio, oddio. Fammo passare la macchina, ok, Oddio! Ed eccoci qui, dopo 20 anni, ok, quindi, dopo 20 anni di manovre dentro la giungla, che è veramente inguidabile, vediamo quanto manca. 49 secondi, ci siamo! Ricordatevi che tutta sta robaccia la potete sia tenere che mettere dentro al secchio della mondezza, ok? Che i supercomputer e tutta sta roba che abbiamo trovato ancora non avevamo sbloccati, però li potete buttare lo stesso, chi te dice niente? E sempre manzi, ormai abbiamo finito, dove sta questa ricerca nuova? Eccola qui.
Allora, tubo in calcestruzzo armato, che in realtà è sempre calcestruzzo armato, a tubo in, cioè tubo messo nel, vuol dire. La silice economica fa cagare, qui abbiamo lo statore in filo rapido. Allora, lo statore in filo rapido mi sa che in realtà è buono, quindi in realtà prendiamo questo e mettiamo un altro hard disk, ragazzi, ormai c'è una collezione di hard disk assurda. Quindi altri 10 minuti e vediamo cosa succede. Ed eccomi un altro, ragazzi, mancano pochissimi secondi. E eccolo qua. Allora, qui abbiamo lamiera in acciaio rivestita. Ok, qui da un lingotto di acciaio e dalla plastica otteniamo assai lamiere. Ah, questo conviene, boh. Lamiera di ferro bullonata, questo in realtà non ho capito se conviene o no. Secondo me no, perché in realtà questa è la ricetta normale, calcola. Come vedete qua ci vogliono più viti per ottenere tre lamiere rinforzate invece che una a ciclo produttivo. Cioè, sinceramente, non penso che convenga. E telaio in acciaio. Boh. Boh. Fanno tutte cagare, calcola. Mettiamo telaio in acciaio. Oddio, mettiamo lamiera di ferro bullonata giusto per risparmiare spazio, tra virgolette. Ok. Non ne ho idea se convenga o no, ragazzi. Secondo me non conviene, però insomma, dai, eccone un altro ancora. Ed eccone un altro ancora. Dai, ci siamo, ne vediamo sempre di più. Allora, filo de ferro. Cavo isolato, gomma e filo per fa 20 cavi. Sarà worth questo, boh. Filo de ferro penso proprio che sia worth. Questo lo faccio così in una zona in cui mi serve solo, cioè in cui ho solo il ferro, magari posso fare le ricette che chiedono anche il filo. Quindi, ragazzi, quello è buono. In realtà poi questa è anche buona per un altro motivo, perché nella mappa c'è più ferro che rame, ok? Quindi in realtà quella è una ricetta essenziale, ok? Io direi di aspettare altri 10 minuti per fare l'ultimo hard disk. Eccolo, eccolo, che c'è sta qua? Vite presso fusa, dal lingotto direttamente alla vite. Gomma riciclata, dalla plastica e il carburante alla gomma. Qui c'è il lingotto d'acciaio e coker, invece questo qua mi interessava, l'avevo letto già sulla wiki. Allora qua, se riusciamo a rimediare degli scarti del petrolio pesante più il nostro minerale di ferro, otteniamo assai lingotti d'acciaio. Guarda, in realtà non abbiamo ottenuto nulla che ci serviva per fare uno step in avanti, ok? Però insomma è tutta roba sexy. Allora, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata in questa zona. Allora, intanto vi premetto che la mappa del gioco ovviamente è molto più grande di quello che abbiamo visto fino a mo', ma i giacimenti di petrolio sono molto pochi nella mappa, quindi più o meno, se non scegliete la zona che scelgo io, ne potete scegliere al massimo, se non sbaglio, altre tre zone per fare la prossima mappa, cioè la prossima base. Si tratta veramente di pochissima roba. Io qua, in questa zona, praticamente appena uscito dal deserto sud-ovest, ci stanno quattro giacimenti di petrolio, mi pare due proprio impuri, quindi marci, e due normali, quindi proprio veramente il minimo di quello che ti può passarsi indagato. E con cui possiamo fare la roba iniziale, ok? Quindi nella prossima puntata facciamo una basetta piccola lì per il petrolio, per fare i primi due oggetti che ci servono. Perché, ragazzi, quello che vedete qui ci vuole la gomma e la plastica. Qui ci vuole anche il telaio modulare pesante, ma non possiamo ancora costruirlo perché il telaio modulare pesante richiede più di tre ingredienti, tre o quattro ingredienti. Quindi in realtà ci vorrà il produttore, ma per fare il produttore ci vogliono sempre due ingredienti, plastica e gomma. Ok? Quindi plastica e gomma sono obbligatori. Dobbiamo farli con la ricetta che abbiamo, non ho trovato niente di meglio. Ragazzi, ci ho provato, però insomma, magari voi sarete più fortunati di me. Nella raffineria dovremo fare la plastica residua utilizzando gli scarti.
gli scarti de resina. Questo qua è un prodotto di scarto, la resina polimerica. La stessa cosa con la gomma, ok? Questi qua sono i modi marci, cioè anzi i modi migliori per farlo, perché ti danno solo un risultato in uscita. L'unico problema è che per ottenere, diciamo, la resina polimerica, devi per forza mettere a fa il carburante. Quindi ottieni la resina polimerica, e con la resina polimerica puoi andare a fare altre cose. Quindi che ce fai col carburante? Col carburante non ce fai niente finché non c'hai i generatori, quindi tutto il carburante faremo, andrà tutto al secchio, purtroppo, purtroppo. Ma non ci facciamo scoraggiare da questa cosa, perché appena faremo i generatori, a livello successivo, potremo utilizzare tutto quel carburante per alimentare i generatori a carburante, ok? Quindi potremo fare tranquillamente una centrale elettrica a fianco a sto mini giacimento che faremo nella prossima puntata. Quindi con questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo nella prossima puntata in cui cominciamo finalmente a vedere davvero roba nuova. E con questo vi saluto e alla prossima!